Raga, ho speso 250 euro per questo dispositivo. Spero ne sia valsa la pena. Ma sarà il migliore del 2023? Iniziamo dall'unboxing. Ragazzi, prima di iniziare vi voglio fare un bel regalo, in collaborazione con l'azienda. Andando sul loro sito ufficiale, vi lascio tutti i link in descrizione. In fase di acquisto, inserendo il codice BLUEYESGT, avrete diritto a un 15% di sconto, che è cumulabile con il loro attuale 30%. Quindi andrete a pagare questo prodotto meno di 200 euro. Approfittatene subito, vi lascio tutto sotto in descrizione. Andiamo a spacchettare e vediamo cosa ci offre questa azienda. La prima cosa è subito il nostro display da 9 pollici. Ragazzi, è davvero gigantesco. Guardate rispetto alla mia mano, io non ho una mano grande, ma comunque si nota la grandezza del display. Nella parte posteriore troviamo il connettore per l'alimentazione, una porta USB, un'uscita audio-video, un ingresso per retrocamera o per camera frontale, uno slot micro SD e un ingresso per il microfono esterno. In alto invece il pulsante di accensione e spegnimento del dispositivo. Il materiale con cui è fatto sembra essere resistente e di buona qualità, dato che comunque dovrà sopportare tutte quelle alte temperature che si andranno a creare sul nostro cruscotto. Infine, nella parte posteriore troviamo i fori per i ganci delle nostre staffe. Vediamo cosa c'è nella scatola oltre al display. Ecco qui la prima staffa, questa qua sarebbe quella da cruscotto. La possiamo posizionare o con questo adesivo che ci danno in dotazione, oppure dove ci sono questi fori possiamo andare ad inserire delle viti. Staffa regolabile. Per montarla ci basterà soltanto inserire i ganci nei fori dietro il display. Poi abbiamo il cavo di alimentazione compresa accendisigari. Poi abbiamo una seconda staffa, questa volta a ventosa. Questa è la mia preferita, è sicuramente quella che userò. Oltre ad essere regolabile sia nelle angolazioni, si può regolare anche in lunghezza, in altezza. E in più, oltre ad avere il click di sicurezza per la ventosa, cosa che mi è stata chiesta anche sotto il video del CarPuRide W103 che vi lascio qui in alto, mi è stato appunto chiesto se queste ventose fossero resistenti o dopo un po' ti abbandonavano. E come vedete questa ventosa è anche appiccicosa, quindi vi dà il doppio della sicurezza. Poi c'è questo dischetto che ci aiuterà ad usare la staffa da parabrezza, quindi questa ventosa, direttamente anche sul cruscotto. E infine abbiamo il cavo AUX che ci permetterà di mandare l'audio direttamente alle casse della nostra auto. E ora andiamo in auto e vi faccio vedere come si monta e le varie funzionalità di questo dispositivo. Ragazzi, prima di iniziare l'installazione vi lancio una sfida, la sfida del 5. Se in 5 giorni superiamo 500 like e 50 commenti, andrò ad acquistare un prodotto della Vantru, la nuovissima dashcam a 4 camere, 2 camere anteriori e 2 camere posteriori, da ben 370 euro. Quindi dipende tutto da voi. Per l'installazione ci vogliono davvero pochissimi secondi. Prendiamo la nostra staffa, come vedete è bella appiccicosa. Cerchiamo di trovare una posizione che ci piace. Poi prendiamo il cavo di alimentazione e lo inseriamo dietro il dispositivo. Dopodiché lo appoggiamo sui ganci della staffa. E non ci rimane che mettere il cavo di alimentazione direttamente nella presa accendisigari. Infine accendiamo il quadro. E dopo qualche secondo il nostro dispositivo si accende. La prima cosa che facciamo ovviamente è andare nelle impostazioni, linguaggio e mettere la lingua italiana. Non dimentichiamo di connettere dietro al dispositivo il cavo AUX. Questo ci permetterà di mandare l'audio dal nostro display direttamente alle casse dell'auto. Prima di partire con le funzioni
vi voglio spiegare a cosa serve questo dispositivo e soprattutto a chi è rivolto. Questo dispositivo è rivolto a tutte quelle persone che vogliono rendere più smart il proprio veicolo, soprattutto se è datato oppure non hanno voglia di cambiare la propria autoradio. Questo dispositivo ti permette di avere Apple CarPlay oppure Android Auto direttamente senza dover smontare niente, quindi non c'è bisogno di usare nessun attrezzo, né cacciaviti, né coltelli, né asce, né trapani. Vi basterà solamente mettere il cavo di alimentazione nella presa accendisigari, una ventosa sul vetro oppure sul cruscotto e avrete in modo economico un'auto più smart. Quindi avremo a disposizione Apple CarPlay, Android Auto, AirPlay, AutoLink, una funzione equalizzatore, doppio Bluetooth per connetterci sia con il nostro device che con la nostra autoradio, USB, carta micro SD, trasmettitore e impostazioni. Nel trasmettitore possiamo scegliere come comunicare con il nostro impianto audio o tramite stazione FM o tramite Bluetooth. Io ho scelto la terza opzione, quella del cavo AUX. Nelle impostazioni potremo fare vari settaggi, tra cui il linguaggio, come abbiamo visto all'inizio del video. In più potremo fare un collegamento cablato Android oppure iPhone, oppure scegliere direttamente di connettersi tramite wireless. In queste altre impostazioni abbiamo avviso video, che sarebbe nel momento in cui la macchina si muove i video vengono stoppati per sicurezza. Noi lo andiamo a togliere. Park line, impostazione parcheggio e la retrocamera. Ritorniamo indietro e andiamo a vedere l'Apple CarPlay. Qui ci dice che dobbiamo connettere il nostro iPhone tramite Bluetooth per accedere al CarPlay. Mentre io faccio la connessione Bluetooth, aspettate e non fatevi le pippe. Ora siamo connessi al nostro device e ce lo indica anche questa iconcina arancione. Andiamo in Apple CarPlay e vediamo da subito sulla parte sinistra lo stato del nostro device. Poi avremo a disposizione telefono, musica, mappe, messaggi, Car Home, che ci permette di ritornare nel menu principale del nostro dispositivo. Ritorniamo in Apple CarPlay, podcast, audiolibri, calendario, impostazione e infine abbiamo anche il WhatsApp. Vi ricordo che questo dispositivo funziona anche con i comandi vocali tramite Siri per quanto riguarda iPhone e Google per quanto riguarda il mondo Android. In questa schermata avremo sulla parte sinistra il navigatore, sulla parte destra invece la musica in riproduzione. Ritorniamo indietro in Car Home che vi faccio vedere un'altra funzione, quella della luminosità, perché possiamo sia impostarla manualmente oppure cliccando qui possiamo mettere la modalità automatica, perché il dispositivo sulla parte posteriore ha un sensore in grado di captare la luce esterna e di autolivellarsi. In descrizione vi lascio il link del sito del produttore, il link di Amazon del prodotto. In più, per chi acquista sul sito della CarPride questo prodotto oppure altri prodotti, con il codice BLUEYESGT avrete diritto a uno sconto del 15%, quindi approfittatene. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, supportatemi, like, commento, iscrizione. Ciao! Ciao!